Bentornati sul canale Italia, oggi con le ultime notizie come la nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per cominciare e il pubblico è curioso di vedere come andrà. Curiosità che nasce anche dal ritorno di Ilary Blasi, assente dalla TV da quasi un anno. I telespettatori si chiedono se dirà qualcosa riguardo la sua separazione, la storia che ha infiammato l'Italia per tutta l'estate. Ilary Blasi si sta preparando a tornare in televisione al timone dell'Isola dei Famosi. Ci sono ancora molti dubbi su chi parteciperà al reality. Mediaset ha deciso di mantenere il massimo riservo sui VIP che saranno i naufraghi dell'isola. Alcuni nomi si conoscono già, mentre altri sono ancora da annunciare. Le aspettative sono altissime. Tra i nomi confermati ci sono Alex Belli, Delia Duran, Loredana Lecciso insieme alla figlia Jasmine Carrisi, Pamela Prati e Marco Bellavia reduci dal Grande Fratello VIP, e per finire Diane Mello e Alessia Macari. Tra chi potenziali partecipanti ci sono invece Veronica Cozzani, madre dei fratelli Rodriguez, e Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina. Ilary Blasi sceglie lui. Il suo nuovo uomo, quasi tutto pronto per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, uno dei programmi più seguiti dai telespettatori. Nel reality i VIP dovranno sopravvivere su un'isola deserta, dando prova del loro coraggio e della loro capacità di adattamento. L'attesa è altissima, soprattutto per la conduttrice della trasmissione, Ilary Blasi. La showgirl è reduce da mesi di gossip e frecciatine sul suo conto. Dopo aver annunciato di volersi prendere un periodo sabbatico ora, dopo sei mesi dall'annuncio della sua separazione e di tutto ciò che ne è conseguito, è pronta a tornare e conquistare di nuovo il piccolo schermo. Ma la conduttrice ha già le idee chiare sulla sua carriera, e in particolare su chi vuole accanto a sé nella nuova edizione del reality. Infatti sembra che la Blasi non voglia più Alvin, suo amico e opinionista, come inviato sull'isola dei VIP. La showgirl ha scelto un nome famosissimo che, se dovesse accettare, scatenerebbe l'invidia degli altri programmi. Stiamo parlando di Ken Yaman, il sex symbol turco che ha conquistato tutta l'Italia col suo fascino. L'attore sta vivendo un periodo di grande successo. Dopo aver raggiunto la fama con la serie TV turca Daydreamer Le ali del sogno, ora è impegnato in progetti come El Turco su Disney Plus e Viola come il mare, della quale inizieranno presto le nuove riprese. Ilary Blasi ha espresso la sua preferenza e se l'attore partecipasse davvero come inviato sarebbe davvero un bel colpo per il programma. Gli ascolti schizzerebbero alle stelle e l'Isola dei Famosi sarebbe ancora più seguito di prima. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video!